Apriamo ogni mattina alle 6:30 perché è un'antica tradizione del negozio. Quando noi nascemmo, appunto nel 1914, nella villa comunale che allora si chiamava Villa Reale, c'era il famoso trottoir, quindi le famiglie nobili la mattina presto andavano a passeggiare a cavallo. Quindi il negozio divenne ben presto un luogo di incontro di bei giovanotti napoletani che magari cercavano di intercettare qualche sguardo di queste donne che andavano a cavallo. Io sono Maurizio Marinella, terza generazione della famiglia Marinella. La nostra è un'azienda di 102 anni. Io avevo 8 anni e mio padre mi disse: Maurizio, noi dobbiamo cercare di far capire alla gente che si possono fare delle cose importanti partendo da Napoli, ma principalmente restando a Napoli. Napoli ha un'antica tradizione di sartoria. Se si va all'estero, specialmente in Giappone, loro vestono con vestiti sartoriali fatti a Napoli, chiaramente le nostre cravatte made in Italy. Marinella è Napoli. Noi siamo nati in Piazza Vittoria. Oltre a vendere, noi siamo amici dei nostri clienti, quindi noi siamo un po' il punto di riferimento. Andare da Marinella significava andare ad acquistare una cravatta e la si attribuiva a questo evento sempre a un momento. Anche la quotidianità può avere la sua veste, che prescinde dal ruolo, prescinde dalla circostanza. È un modo di sentirsi. Un po' l'estetica della persuasione che si respirava a livello architettonico nel Settecento, noi la respiriamo oggi a livello di moda con le espressioni di Maurizio. Lo stile napoletano nel mondo è rappresentato da pochissimi nomi. Questi nomi attraversano le epoche. L'immagine di Napoli è un'immagine che parte dagli anni 60 e il marchio Marinella porta Napoli al terzo millennio. Che cos'è la creatività, una volta mi chiedevano, e pensando ai lavori di Maurizio, risposi, è rendere eccezionale l'ovvio. Anche la cosa apparentemente sotto gli occhi di tutta la fa sembrare una cosa completamente diversa. C'è un solo termine forse per far capire che cosa è stata la mia azienda. È stato un miracolo.